Ma guardi, io faccio il sindaco e credo che una delle migliori leggi elettorali è quella che fu fatta nel 1993 con l'elezione diretta del sindaco. Cioè il sindaco candidato si presenta alla sua città con una coalizione, c'è la garanzia delle minoranze, c'è un premio di maggioranza, si dà stabilità ed è difficilissimo che un C'è il premio di sindaco cada. maggioranza, Quindi giusto. questa era una legge che non ci volevano scienziati per farla. Invece con la riduzione dei parlamentari noi avremo la certezza che alcuni territori non saranno rappresentati. Voglio aggiungere anche una cosa, se è possibile, con riferimento al dibattito che avete fatto sulle regionali. Io non credo che ci sarà uno scioglimento anticipato del Parlamento, perché il collante più forte di questa maggioranza non è il patto PD 5 Stelle, è la poltrona che li lega. Perché se si va a votare i 5 Stelle soprattutto non avranno mai lo stesso risultato. Semmai penso invece che il risultato delle regionali produrrà un cambio del governo e se il risultato è quello che qualcuno prefigura con una vittoria del centrodestra, non so se ciò accadrà, sicuramente nel Partito Democratico ci saranno dei contraccolpi forti perché per esempio in Campania si dice che addirittura il PD potrebbe arrivare terzo dopo le due liste di Vincenzo De Luca, che non è un uomo di sinistra. Quindi credo che la Allora, non si qualità della possono fare maggioranza di questo previsioni, lo dico governo e di questo sempre in Parlamento questi giorni. cambierà.